Remmene pure che non tene niente, basta che tene la fresca fontana, e non tene niente, basta che tene la fresca fontana. Riapolo, riapo e la stanotte, migliore me caruta era lo letto, era lo letto, migliore me caruta era lo letto. Benvenuti a Oliveto Citra, alla festa dell'uva. Festa dell'uva. Benvenuti. Benvenuti e buona giornata. Na na na, raggiuri sera giapana, che maggiore d'arane, che piglia già pigliane. Na na na, ma per me che mangia fa, che maggiore d'arane, che piglia già pigliane. Mangiano di porticano, voglio lì, una voglio lane, mangiano di porticano, viendo pena. Mangiano di porticano, voglio lì, una voglio lane, mangiano di porticano, viendo pena. Buongiorno a tutti, oggi passiamo questa bellissima giornata in compagnia di tutti questi carri, di tutte queste persone, e di Dorino Rufolo, che è della la cantina della famiglia, e si mangia, si beve, stiamo tutti in compagnia. Buongiorno, e niente, io ringrazio la cantina della famiglia di Rufolo Dorino per l'ospitalità, e niente, questo è, diciamo, un carro che significa la famiglia proprio, diciamo, per stare tutti insieme, tutti uniti, tutti in allegria e in compagnia. Grazie.
parlo del paese. Allora, ben trovato. Grazie. Una come vi chiamate? Don Luigi, ma quello è Don Gerardo, quello là. Ah, Don Gerardo. Quello è. E questo è il rettore del santuario. Il rettore. Signor parroco, ci può dire qualcosa riguardo di questa festa dell'uva? Certo, è una festa molto bella. Adesso vi mostro i protagonisti. Venite qui, bambini, venite qui. Festa ad Oliveto Citra, la festa dell'uva. Vita, gioventù, tradizione. Guardare al passato con loro per scoprire il presente e il futuro. Ricordando che nelle radici, in quello che ci hanno insegnato i nonni, i padri, c'è la chiave di lettura per un avvenire diverso. È vero? Sì. È vero? Che dici tu? Sì. Allora, guardiamo alle spalle per scrivere passi nuovi. Come vengono realizzate queste carri con l'uva? Allora, questi carri vengono praticamente, partiamo da zero, dal pianale del carro e ci mettiamo, questo per esempio è stato fatto tutto in legno con un po' di ferro e poi attacchiamo tutti i chicchi d'uva per ricoprire il tutto, proprio perché è la festa dell'uva. E poi il tutto è trascinato da un motore elettrico che dà il movimento a tutti i meccanismi sul carro. Quest'anno il tema era sui 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, quindi tutti i carri rappresentavano un po' la vita di Leonardo da Vinci, le invenzioni e le opere. Quanto tempo si mettono a preparare questi carri? Allora, questo carro ci abbiamo messo 4 settimane per la struttura e una settimana per l'ultima settimana per l'uva, perché dobbiamo aspettare l'ultima settimana, altrimenti l'uva si diventa brutta, perché è tutto uva vera, eh? L'uva ha quasi un significato biblico, teologico, il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'allegria, la gioia, la condivisione, questo che vive alla base della nostra tradizione in merito all'uva e al vino. E anche nella Valle del Sele l'origine è questa, l'uva, il vino, l'origine è la discussione in merito alla condivisione. Il vino, usato in giusta misura, fa famiglia, fa vita, fa condivisione ed ecco lo scopo di questa festa. Nasce così, quasi 50 anni fa, questo momento di grande condivisione che ora è diventato di eco nazionale. Così cammina la festa dell'uva, una festa che intorno a questo frutto fa famiglia. Quanti anni che partecipa lei a questo carro? Allora, noi questo carro sono 12 anni che facciamo quel carro con questa manifestazione. La manifestazione è molto più vecchia, ha 46 anni, è più grande di me. Noi con il mio gruppo sono 12 anni. Quindi è una tradizione che va avanti per voi? Assolutamente sì, noi siamo tutti amici, in questo mese diventiamo rivali per gioco, è una sana competizione per le varie contrade del paese e poi ci ritroviamo oggi, ieri e oggi a fare festa tutti insieme. E da domani più amici di prima. Buona giornata. Pascalina tu si chiude, allora sto c'è che spigola. Si sapia che ieri sola domani accompagna. Compagnia e non voglio che mi saccio per riguardare. Signor Sindaco, qual è il significato di questo carro per la festa? È la festa dedicata alla tradizione, legata all'uva, e ogni anno si ripete ormai da 46 anni ed ogni anno c'è un tema. Quest'anno il tema per i carri artistici è la figura di Leonardo e i carri sono stati fatti pazientemente dalle comunità, dalle contrade, mesi e mesi prima, dedicati appunto alla figura di questo nostro grande personaggio della storia italiana. E li vecchi fanno l'amore che noi giovani che mava Pascalina correre mamma chi te la mise la funanganna me la mise l'umanganista Pascalina è triste e li vecchi fanno l'amore e noi giovani che mava. Siamo arrivati ormai alla 46esima edizione della Festa dell'Uva. È una festa antica che ha tradizioni appunto della cultura dei contadini e dell'uva. Vedrete alle nostre spalle carri artistici e tradizionali che si esibiscono in questa sfilata insieme ai gruppi folk, agli sbandieratori e ai falconieri dell'Irno.
È una festa che si svolge da ben 45 anni e che ospita, diciamo, tutte le rappresentanze dei gruppi di varie regioni italiane. Abbiamo oggi qui Campobasso, Potenza, Pignola, Polla, insomma abbiamo vari gruppi, perché oltre alla 46esima festa dell'uva c'è anche la 26esima rassegna nazionale del folklore. Questa festa si tiene la prima domenica di ottobre ad Oliveto Citra e raccoglie tutta la popolazione della Valle del Sele, perché è una festa molto sentita e è una tradizione. Pensate che i primi carri si facevano solo trainati di buoi, erano tutti a trazione animale. Poi ovviamente dopo tanti anni è venuta appunto l'innovazione, quindi i trattori. Per questo vedrete i trattori che traineranno i carri, ma in rappresentanza della vecchia festa la sfilata verrà aperta da un carro tutto in legno, trainato da buoi. Buoi molto particolari che sono proprio predisposti per fare questo, quindi molto mansueti e che anticamente aravano i campi. È importante per lei essere presente oggi? Sì, è un momento molto importante, che questa ormai la nostra festa dell'uva è un evento da 46 anni, quindi è la nostra storia, la nostra cultura di Oliveto Citra. E quindi ogni anno questi ragazzi si organizzano tra loro per organizzare questi carri, tutti artistici e allegorici. Speriamo che il prossimo anno ci sarà ancora di più un'altra organizzazione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i soci e i volontari della Proloco, nonché i carristi che lavorano mesi per realizzare questi carri, realizzati tutti con i chicchi d'uva e con legno come base. Quindi c'è uno studio, una progettazione del carro per poi realizzarlo in 2 mesi di lavoro. Quindi grazie a tutti per aver partecipato e per partecipare così numerosi a questa festa. Buona festa a tutti!
Milano.